Benvenuti Lopetti in questo nuovo episodio di Luigi Mansion 2 HD. Nello scorso episodio abbiamo finito finalmente al 100% la fabbrica di orologi facendo il livello extra, sbloccato e avendo catturato i 5 Boo, interruzione ultraterrena. E oggi cominciamo finalmente la miniera segreta, il quarto mondo di gioco. La miniera tra queste montagne innevate è stata avviata da alcuni geologi piuttosto determinati. Ciononostante, una volta arrivati i fantasmi, sta abbandonata. Al freddo al gelo. Non riesco a contattare il mio assist Todd. Nello chalet. Chalet? Ok, credo... Sì. Sta di nuovo schiacciando un pisolino davanti al caminetto. Gli assistenti affidabili sono così rari. Oggigiorno. Cominciamo subito. Spero ti piace l'inverno. Perché la tua prossima destinazione è la cima di una montagna innevata. Tempo fa fu avviata un'operazione mineraria segreta, ma ora la zona è abbandonata. Parecchi minerali della montagna, e i cristalli in particolare, abbiano proprietà insolite. Comunque, il prossimo frammento di una scura si trova laggiù, da qualche parte. Segnare, rilevato dal parascopio, è instabile a causa delle pessime condizioni atmosferiche. Ma per fortuna già un assistod a fare ricerche in loco. Quante possibilità c'erano? Esattamente una su 7.784.958, anche se ora non ha importanza. Il Todd potrebbe sapere dove si trova il frammento, ma non risponde alle chiamate. Scommetto che è nello chalet. A sonnecchiare davanti al caminetto. Di pizza il trasporto lì vicino. Tu trova Todd e riportalo qui, così potremo parlargli. Nel frattempo io continuerò ad analizzare la zona con il parascopio, alla ricerca del frammento, anche se dubito che troverò qualcosa con quel tempo terribile. Pronto figliolo? Si parte! Allora, oggi prenderemo 5 gemme, perché è il mondo forse più corto, sì. Con solo 4 livelli prima del boss. Ok. Come tutto con un po' di soldi. Che mi sembra fare, credo, l'ultimo upgrade. Ok, prendiamoci un bel po' di soldi, dai. Ok, qua ci sono altri soldi, prendiamoli subito. Sono sempre 20, quindi comodi. Ok, tu vieni pure qua. Che se riesco a prenderti, almeno con un verde. Non mi hai dato soldi, ok. Tu, vieni qua. Mio caro verdino dorato. Cavolo, se mi scappa. Ok, venite pure qua.
Ok, ti ho visto che sei qua. Il toad non si vede. Sa meglio per lui che non sia rintanato in quella capanna da pesca. Non lo pago per pescare. Beh, a meno che non si tratti quello che stanno pesce fantasma, quello sì che sarebbe un bel bottino. Allora, qua possiamo subito appannaggiare la prima gemma. Facendo così. Uno. E due. Dovrebbero essere dei zaffiri questi, questi no che sono blu. No. Posa quella roccia che mi servirà anche a me dopo. E tu vieni qua. Con queste rocce che sono alla fine calde, vediamo se scomigliare. Ok. Possono far sciogliere un ghiaccio. Quindi anche liberare la porta. Ok, dovrebbe essere tutto, però prima voglio... Allora, via. Ok. Tirare la corda. Che sono un bel po' di soldi. Allora, qua si dovrebbe poter fare una cosa, però non mi ricordo più dove posso trovare quella certa cosa. Quindi un attimo, se per caso è qua. No? Che sia qua dentro. Non mi ricordo dove si può trovare il disco per avere più un altro verdino dorato. No, che devo entrare solo io. No, qua non c'è niente. Ok. Ok, forse l'avevo anche appena trovato. Posso uscire? Facciamo un po' di hockey sul ghiaccio. E sono ben due verdini dorati, quindi un bel po' di... soldi. Qui c'è già poi la seconda gemma. Se non ho visto questa neve qua, non avendo visto dal tipo spioncino, si può intravedere che c'è il quadro nascosto di Todd blu. E qua devo fare tipo... Ok, bene, soldi. E tipo qua, la gemma che mi serve. Ottimo. No, ho sbagliato. Girati.
Grazie, ma Luigi, sei tu? Non potevi essere più felice di vederti. Qui si può anche già prendere la terza gemma di gioco. Terza gemma del mondo. Luigi, tu dobne la eccezione e ima sei sottoterra e tracci. Temo tu sia caduto nella via nera e un porto molto peroso. Perciò fai attenzione. C'è un vecchio asce ore che verrebbe arrivo arrivi arvi al o chalet e luca via du cita bu a fo una. Apriamo un attimo il pesce. Perché c'è un altro verdino dorato. Vieni pure qua. Riesco a fare anche un rosso ottimo. E Todd, vieni qua. E così si prende la terza gemma di gioco. Terza gemma di oggi, che possiamo dire così di oggi. Qui sono altri lingotti. Questo è veramente un buonissimo livello per fare un bel po' di soldi, secondo me. Qui manca un forziere. Posso prenderlo, vero? Sì, ok. Qui c'è la gemma. Ok. Come non si prende già la quarta gemma? Ne prenderemo ancora una. Il fatto però che ci dovrebbe essere... Dovrebbe tipo essere qua il Bu. Ma non c'è. Che debba prima fare un'altra cosa. Ci ritornerò dopo. Ah, la teleferica non può essere attivata da questo lato. Luigi, vada laggiù. Quello è l'ascensore che ci serve. Dobbiamo trovare un altro modo per arrivarci. La facendo così si può ottenere la prossima gemma. Quindi bisogna tipo andare... Eccola qua. Il pistolo la prende e la butta qua dentro. Poi volendo si può prendere altra roba qua. Appunto la chiave. Ok Todd, vieni pure qua. Quindi magari adesso è sparito. Ok, sì. Qua strappiamo. Ed eccolo qua.
cavolo. Vieni qua. Ehi, chi ha spento la luce? Sono Bollo. Ti vedo. Ok, vieni qua. Finalmente possiamo andare in questa porta. Ok, bisogna prendere Todd e tenerlo su. Ma forse anche giù è la stessa cosa, no? Ok, devo tipo lanciarti allora. Ok, siamo però qua, ci deve essere tipo una chiave. Ok, niente. Ok, qui ci sono altri soldi, anche qua. Ok, accendiamo la miccia. E si può andare per di qua. Allora, forse questo credo sia tipo il minigioco più complicato di tutti, perché abbiamo un po' di tempo e bisogna buttare tutte queste pietre sul pupazzo di neve. Cavolo, ho già sbagliato. E niente, non credo di riuscire a farcela perché ho una pessima mira. Ci provo. Ok. Pelo, pelo, non so neanche come ce l'ho, come ho fatto. E qua ti bei soldoni. Ok, ce ne sono altri qua. E ho fatto. Ok, come esco da qua? Così. Ok, vi ho visto. Ma devo tipo stare tipo così. Cavolo. Ok, presi. Ok, finalmente.
Ok, qui siamo al punto di prima, quindi tiriamo dritto il ponte. Dai. E qua posso andare volendo, sì, però non conviene. Bisogna fare molta attenzione perché c'è anche il vento che scoccia. Appunto. No, ma dai. Odio questo pezzo. Ok, non ci posso credere, ce l'ho fatta. Prima che prendi però la gemma, visto che posso. Non si può anche attivare questo adesso, vero? Sì. Una cosa molto importante, questi esseri sono innocui. Quei dorati fanno ottenere un sacco di soldi. E una volta che avranno finito tutti i soldi che hanno dentro, ritorneranno verde e viola. Ok, finiamo questo livello. Prendere un colpo, figliolo. Per un attimo ho pensato di doverti venire a ripescare. Ripescare entrambi. Assist Todd, sono sano e salvo. Ora è il tuo turno. Solo un attimo. Vediamo quanti soldi abbiamo fatto oggi con anche l'osso dorato. Non riusciremo, secondo te, a fare l'upgrade oggi, ma domani di sicuro. Ho perso un bel po' di cuori, però magari con. Quanti soldi ho preso? Un bel po'. Ok, appunto non ottengo il grado di bronzo. Se avessi perso forse meno cuori, potrei anche ottenere un grado dorato con 3 stelle, però. Poi niente. Benvenuto Luigi, hai fatto un ottimo lavoro. Il portale 5000 sarà pieno di zeppo di tesori e dei fantasmi che hai trovato nella miniera. Mettiamo tutte le gemme. Ok, sì. Sicuramente
1200 monete ormai le faremo di sicuro, quindi ottimo. Il Toad è un po' scosso, ma si riprenderà, credo. Non ha visto il frammento di una scura. Però ho detto che tutti gli spetti, soprattutto i Bu, erano molto attivi. Anche aggiunto che entrambi avete sentito una risata molto folle proveniente dal fondo della miniera. Non è un buon segno. Come gli altri? Mi ha provato un'immagine della telecamera di sorveglianza tridimensionale. La elaboro seduta stante. Quindi domani faremo toccare il fondo. Io vi saluto e domani vi aspetto con alla solita ora con Luigi Mansion 2 HD e anche Rayman Legends. Ciao lupetti!